Io credo che la corruzione si espanda a macchia d'olio proprio perché non c'è una risposta efficace delle istituzioni, non vi è sufficiente preparazione da parte di chi dovrebbe indagare su fenomeni sempre più sofisticati. Il passaggio di denaro avviene non certo più con la bustarella come si faceva una volta, ma in via telematica. Ci vuole una magistratura pronta ad adeguarsi ai tempi. Qual è la situazione nella nostra regione? Ma la nostra regione non è tanto differente da tutte le altre. Ce n'è tanta di corruzione, ce n'è tanta a tutti i livelli. Mani Pulite ha stroncato una classe politica, delle formazioni politiche, però ha reso meno individuabili gli obiettivi, perché non si ruba più per il partito ma si ruba per se stessi, e poi ha reso più esosi, più cari i corrotti o i concussori, che siccome è diventato più pericoloso pretendono delle percentuali maggiori di quanto non fosse prima. Quindi secondo lei è solo un problema però di classe politica oggi, oppure c'è anche dell'altro? No, non è un problema di classe politica, è un problema di attenzione generale. Se allo Stato non arrivano i soldi necessari per le proprie attività e perché qualcuno non glieli fa arrivare, e questi soldi vanno chiesti agli altri. Discutono vari organi dello Stato se si tratti di 40, 60, 80 o 100 miliardi all'anno che spariscono nelle tasche dei corrotti. Interessa poco quale che sia, si tratta di cifre talmente enormi che ci potrebbero evitare manovre aggiuntive, ci potrebbero evitare i rimproveri dell'Europa per i nostri bilanci. Quindi, al di là del fatto che le leggi vanno rispettate, e questo presupposto, c'è un interesse concreto di tutti a che la corruzione venga, non dico a cessare perché credo che sia un fenomeno ineliminabile, ma venga arginata in maniera da ricondurla, si potrebbe dire, a limiti fisiologici nella sua patologia, insomma, ecco.